Ma sicuramente una bella partita, perché l'Avellino vorrà vincerla a tutti i costi e noi con grande unità dal canto nostro vorremmo cercare di prendere il massimo risultato possibile, pur sapendo che servirà il miglior sorrento per uscire con il risultato da parte dei Lombardi. Noi cercheremo tutti se rimarremo nella nostra metà campo, vorrei dire che è stato bravo l'Avellino a tenerci lì. Questa è un po' la risposta che voglio dare, però sappiamo che dobbiamo avere anche tanta oculatezza, tenere d'occhio le grandissime qualità dell'Avellino, che è una squadra molto importante. Che cosa le colpisce, le ha colpito dell'Avellino? Partita malissimo, poi ha cambiato marcia con pazienza, ora è reduce da 7 risultati utili consecutivi, ma come saprà non riesce a vincere il Partenone Lombardi, non vince il Partenone Lombardi dal 25 ottobre scorso. Squadra forte, forte individualità, così che ha tutti in regola per tentare il salto diretto, sì. Perché tutto è aperto, per il fatto che magari non vince da fine ottobre in casa, questo alcune volte c'è anche la casualità, perché è una squadra che è capace di vincere, certo. Spesso è capace di vincere anche in casa. Lei prima mi ha detto tutto può succedere, la Avellino ha tutte le carte in regola per arrivare primo. Come vede questo leggero momento di difficoltà della Juve Stabia, questa ascesa del Benevento, il Crotone che si tiene lì in vetta, Picerno deve recuperare una partita, veramente rispetto all'anno scorso o agli ultimi anni in cui c'è stato il grande Catanzaro, Bari, Ternana, quest'anno finalmente sembra un campionato più aperto? Il campionato è aperto, la Juve Stabia ha avuto una leggera flessione in termini di risultati. Sì. E quindi dietro ci sono compagini con giocatori secondo me più forti, sì, rispetto a quelli della Juve Stabia, che sono forti, però non hanno magari un recente passato come quelli dell'Avellino, del Benevento, della Casertana, sì, che stanno lì a ridosso.